situazione che mi stiano evitando. No, stanno solo verificando che sia tutto perfetto per la tua festa di benvenuto. Nel frattempo, che ne dici di fare un giro in città? Ottima idea, non posso imparare molto sull'amicizia se non mi faccio nuovi amici. Ehi, Torax, Twilight e Spike sono impegnati con una noiosa questione burocratica, quindi a quanto pare per un po' starai con me. Cosa ti andrebbe di fare? Ma io volevo parlare con Spike, ha detto che tornava subito. Oh, ci parlerai, ma prima che mi dici di mangiare qualcosa? Beh, sai, ora che mi ci fai pensare ho un po' fame. C'è una sala da pranzo nel castello? No! Voglio dire, sì, ma si tratta di piatti da castello e se vuoi mangiare qualcosa di buono dobbiamo andare in città. Quindi non lasciate che i gusti dei cupcake rovinino la vostra amicizia. Suppongo di non averla mai vista in questo modo. Grazie, Spike. Avanti, su, accendici! Spike, eccoti qua. Vedo che hai finito con quella questione burocratica. Sì, ho finito con qualsiasi cosa Starlight abbia detto che stavo facendo. Torax voleva fare un giro fuori dal castello e così ho pensato che venire in città fosse una buona, buonissima idea. Bene, magari adesso possiamo parlare. Ma certo. Allora io vi lascio soli. Innanzitutto voglio ringraziarti di cuore per avermi invitato. Ho un piccolo problema di leadership e un consiglio mi sarebbe utile. Beh, allora farò di tutto per aiutarti il più rapidamente possibile. Ecco il mio problema. C'è un gruppo disertore di mutanti che si sta nutrendo ancora di amore. E anche se io ho detto, ehi, basta, non dobbiamo più farlo, hanno risposto, ehi, ma è così che abbiamo fatto le cose per centinaia di anni. Non finiscono, anche se io sono il capo e glielo ho chiesto educatamente. Salve, io sono Ember, figlia di Torch, vincitrice della sfida del fuoco e signora di tutti i draghi. Di solito quando lo faccio i draghi sono ansiosi di conoscermi. Non è così che si fa amicizia tra i pony, Ember. Forse ora ho capito. Questa è una di quelle cose che fate voi pony con gli amici, giusto? Siete venute in città anche voi? Ma di cosa stai parlando? Sei rimasta con me per tutto il tempo. No, ti sbagli, io sono Starlight. Già, mi dispiace, ma cercate di capirmi. Avete un aspetto e un comportamento identici. Cosa? E mi hanno anche detto che continuo a ripetere le stesse cose. Penso che i miei problemi di leadership risalgano all'infanzia. Avevo 3 anni quando... No, quella dei 3 anni è un'altra storia e devo raccontartela. Ma la storia di mio fratello risale a quando ne avevo 2. O forse ne avevo 1. Quello è il mio sedile, l'ho visto prima io. Beh, ma io ci sono arrivata per prima.